Oggi vi propongo una riflessione necessariamente breve su Charles Darwin, e ovviamente non dal punto di vista esplicitamente scientifico e biologico, perché non ne ho le competenze o quantomeno non ne ho a sufficienza, ma dal punto di vista dei rapporti tra biologia e filosofia. Quello che è interessante verificare oggi è vedere quanto il pensiero di Darwin e l'opera scientifica di Darwin abbiano influito sulla filosofia moderna e contemporanea. In verità, l'opera di Darwin ha avuto un influsso enorme anche nella nostra quotidianità. Tutti noi ormai siamo abituati a pensare noi stessi come parte di una discendenza lontana che ha radici animali, no? Ma per noi è importante sottolineare alcuni aspetti dell'opera di Darwin dal punto di vista filosofico, perché con Darwin la filosofia stessa subisce delle trasformazioni importanti. Non è comprensibile per certi aspetti la filosofia moderna e contemporanea senza l'apporto di Darwin. Cioè, faccio un esempio che gli studenti di quinta coglieranno. Non è possibile capire l'opera di Nietzsche senza riferimento a Darwin, così come non è possibile capire l'opera di Freud senza l'apporto darwiniano. Darwin è un fondamento teorico ineludibile per dunque una parte cospicua della filosofia contemporanea. Ma ancora di più, Darwin pone al centro della propria opera una parola che fino ad allora è stata usata, ma non in maniera pregnante dal punto di vista scientifico e filosofico come con lui, cioè la parola vita. Il tema della vita e il tema del vivente diventano, con l'opera di Darwin, un tema scientifico, una questione scientifica importante e quindi poi è anche una questione filosofica saliente. Quindi queste sono in qualche misura le ragioni che ci inducono dal punto di vista filosofico, a trattare l'opera di Darwin. Ovviamente noi divideremo la nostra riflessione in due momenti. Il primo momento è quello di un recupero, delle teorie rilevanti di Darwin dal punto di vista scientifico, e in un secondo momento invece addentreremo nelle conseguenze filosofiche di questo grande autore, partendo e riflettendo fondamentalmente sull'origine delle specie. Sapete che l'origine delle specie è il capolavoro di Darwin, un capolavoro molto sofferto, molto sofferto. Darwin ha lavorato per più di 20 anni alla stesura di quell'opera. E quando viene pubblicata nel 1859, quell'opera cambia il volto della cultura e della scienza moderna. Insieme a Copernico, a Galileo, Newton, Darwin è l'altro grande scienziato che ha cambiato il modo di concepire il mondo e il modo di concepire la scienza, di cui parleremo tra poco. Si dice che l'opera di Darwin sia, dal punto di vista culturale, importante perché è l'opera che caratterizza uno spostamento significativo all'interno della cultura occidentale, cioè Darwin in qualche modo causa la definitiva marginalizzazione dell'umano, del mondo umano, rispetto al mondo naturale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto Darwin ha causato la crisi dell'antropocentrismo, ha determinato cioè la crisi di quel modo di guardare al mondo che considerava l'umanità, l'essere umano, al centro dell'universo, secondo un antico
Adagio, che era un adagio appunto che veniva da Aristotele e poi dalla cultura e dalla civiltà cristiana e così via. E con Darwin e con la questione appunto dell'origine delle specie vedremo che con Darwin l'uomo si decentra in maniera decisiva rispetto al senso complessivo dell'universo, cioè l'uomo è una maglia dentro la catena sterminata delle trasformazioni, delle evoluzioni del vivente. Quindi il ruolo non è marginale. Questo processo di decentramento dell'umano dal cuore dell'universo comincia con Copernico, si radicalizza con Giordano Bruno, il tema dell'infinità dei mondi, e con Darwin questa crisi diventa la crisi proprio anche dal punto di vista biologico dell'umano, cioè l'umano non è più il centro dell'universo e soprattutto l'umano non è il centro di alcun progetto provvidenziale dell'universo. Dobbiamo dunque partire da questo elemento fondamentale per comprendere la portata di quest'opera così importante. Chi era Charles Darwin? Darwin è intanto un naturalista che ha una formazione un po' sofferta, da prima si iscrive a medicina, poi il padre lo iscrive a teologia e infine lui si rivolge alle scienze naturali, anche grazie all'incontro a Cambridge con un signore che si chiamava John Henslow, che è un insegnante di botanica e che convince Darwin a spostare definitivamente i propri interessi verso il mondo delle scienze naturali, diremmo oggi. Ma Henslow non ha però solamente questa grande influenza dal punto di vista della scelta, diciamo, dei contenuti della propria vocazione da parte di Darwin, ma ha anche un ruolo fondamentale nel metodo di organizzazione del sapere da parte di Darwin. E in che senso? Nel senso che Henslow insegna a Darwin la pazienza e la capacità dello sguardo attento, dell'osservatore. Per essere un buon scienziato devi essere innanzitutto un buon osservatore e avere la capacità di cogliere la variazione nella natura, la capacità di cogliere l'elemento della varietà della natura. Henslow insegna sostanzialmente a Darwin la capacità e anche la necessità di rivolgersi a un metodo di carattere induttivo nell'organizzazione delle conoscenze scientifiche. Cosa vuol dire induttivo? Vuol dire quella conoscenza e quel metodo di organizzazione della conoscenza che parte dall'elemento particolare per arrivare all'universale. E qui ci troviamo di fronte a un elemento molto interessante, perché nella storia della scienza moderna, da Copernico in avanti, anzi meglio da Galileo in avanti, noi ci troviamo di fronte alla idea di un metodo che è esattamente l'opposto di quello che John Henslow insegna a Darwin, cioè il metodo deduttivo. Fondamentalmente il metodo galileiano è un metodo deduttivo, cioè un metodo che parte da delle ipotesi generali dalle quali appunto si deducono i casi particolari. Il procedimento di Darwin è un procedimento che è per certi versi l'inverso di quello galileiano. Fino a Darwin si pensava e si diceva e si riteneva che per essere un bravo scienziato devi essere sicuramente essenzialmente un bravo matematico ed essere fondamentalmente avere una mentalità deduttiva, appunto. Darwin rovescia un po' questo assunto e questa consuetudine, perché il suo lavoro enorme, sterminato, è stato intanto il lavoro di chi ha raccolto, classificato, ordinato
definito una vastità di materiale enorme, enorme, come vedremo. Il problema è quale ordine dare a tutto questo materiale. Questo sarà poi il problema di Darwin. Darwin raccoglierà talmente tanto materiale vuol dire materiale nel senso di oggetti presi di parti della natura, sassi piuttosto che piume, piuttosto che vegetali particolari, ha riempito la sua casa di tutti questi oggetti e poi di osservazioni nei suoi diari, di tentativi di classificazione. E tutto questo materiale come lo si fa a diventare una teoria? Come si fa a farlo diventare coerente? Darwin ci ha messo più di 20 anni per riuscire a organizzare il proprio materiale in maniera coerente. Per la precisione 23 anni ci ha impiegato. Dunque, dal punto di vista già filosofico, epistemologico, Darwin costituisce una novità, perché in qualche misura ci dice che per fare la scienza del vivente occorre innanzitutto saper osservare i dettagli e saper osservare con acume la varietà e la molteplicità dell'universo. Questo sguardo è uno sguardo molto, molto interessante che Darwin manterrà per tutta, ovviamente, per tutto il suo percorso scientifico. Il secondo grande riferimento di Darwin è un signore che si chiama Charles Lyell. Il primo riferimento è John Henslow, il botanico che incontra a Cambridge e che lo convince a passare definitivamente alle scienze naturali e che gli insegna questo metodo, appunto, che è il metodo della pazienza e dell'umiltà, soprattutto del ricercatore. La seconda grande personalità, comunque il secondo grande riferimento teorico e scientifico di Darwin è un signore che si chiama Charles Lyell. Charles Lyell. Charles Lyell è l'autore di un libro importante, importantissimo, che si intitola Principi di geologia. Charles Lyell è il fondatore della geologia. È il fondatore della geologia come scienza. Darwin studia a fondo i principi di geologia di Lyell e ne trae un elemento che sarà un elemento decisivo nella teoria della selezione naturale, nella teoria evoluzionistica. E qual è questo elemento? E beh, Lyell ci dice che, beh, innanzitutto che la Terra, in senso geologico, è quella che noi su cui viviamo oggi, è il risultato di un processo di trasformazione, intanto, e non è poco, come vedremo. E in secondo luogo, Lyell sottolinea che queste trasformazioni che avvengono in geologia sono trasformazioni di lunghissimo periodo e di una lentezza, come dire, straordinaria, cioè la Terra è il frutto di variazioni costanti, lente, continue e di lungo periodo, appunto. Per fare una battuta, come dire, piuttosto rozza, ma che ci può servire, potremmo dire che Darwin prende il modello di Lyell e lo applica al vivente. Lo applica all'essere vivente, dalla geologia all'essere vivente, fa passare questa idea appunto della trasformazione dell'universo naturale per gradi e di grande continuità e gradualità, appunto. Guardate che questo aspetto della trasformazione, della gradualità, della trasformazione del mondo naturale è stato per 2 secoli prima di Darwin oggetto di grandissime discussioni, grandissimi dibattiti, soprattutto in Francia. In Francia c'era una corrente di scienziati capeggiata da Cuvier che
che diceva e sosteneva che le trasformazioni del mondo avvengono per salti, cioè letteralmente per catastrofi. Cuvier è il primo grande esponente moderno della teoria catastrofista delle trasformazioni del mondo naturale. In tutto ciò che noi vediamo è il frutto non di processi continui, ma di cesure nette nel mondo naturale. Poi c'era l'altra grande corrente, invece, nel dibattito francese scientifico tra 6 e 800, che sosteneva invece quello che poi anche Darwin sosterrà, cioè la gradualità della trasformazione scientifica. Uno scienziato di quell'epoca che si chiama Geoffroy Saint-Hilaire diceva e sosteneva che la natura è costituita da una medesima variazione incessante, continua, entro la quale si possono comprendere anche i fenomeni abnormi. Cioè i fenomeni abnormi, anormali, non sono altro che delle momenti di trasformazione di processi più graduali. Quindi il mostro, l'abnorme, può venire compreso, inteso e assumere significato grazie al fatto che viene riassorbito dentro questa grande catena di trasformazioni graduali. Mentre per Cuvier la normale, il mostro, la natura, era la dimostrazione del fatto che ci fossero delle spaccature all'interno della grande catena dell'essere. È comprensibile questo? Ecco, la teoria di Lyell, lo scritto di Lyell che Darwin studia a fondo e che è uno dei testi che Darwin si porta per il suo viaggio intorno al mondo. Sapete che Darwin per 5 anni ha girato sostanzialmente tutti i mari, si è fermato alle Galapagos, poi da lì ha cominciato le sue osservazioni sulle mutazioni, sulle variazioni delle specie intraspecifiche. Mentre viaggia nel viaggio si è portato questi libri, tra questi c'è quello di Lyell che ha suscitato in lui grande interesse, perché nel momento in cui si chiedeva, osservando la fauna e la flora di quei paesi esotici che stavano dall'altra parte del mondo, si chiedeva ma perché questa varietà, la risposta un pochino Lyell gliela forniva dicendogli guarda che queste varietà sono il frutto di una grande variazione continua e graduale e lentissima. D'accordo? È comprensibile? Il terzo grande riferimento scientifico di Darwin, il terzo grande riferimento scientifico, è quello che noi dobbiamo indicare con il nome di Thomas Malthus, l'economista inglese molto importante non solo per Darwin, ma molto importante per tutta la demografia e la economia moderna. Anche Marx studierà Malthus, anche Adamo Smith e molti altri economisti e fondatori dell'economia studieranno questo importantissimo studioso. Malthus intanto compie un'operazione molto originale per l'epoca, che è quella di agganciare le questioni economiche alle questioni demografiche. Malthus dimostra il rapporto strettissimo che intercorre tra popolazione ed economia, e questo già è un elemento importante. Poi che cosa dice in ordine a questo rapporto nello specifico? Scopre quella che è una sorta ai suoi occhi di legge inesorabile della natura, cioè mentre le popolazioni crescono in maniera esponenziale, le risorse per tenere in vita quelle popolazioni crescono in misura molto minore. Si crea dunque, secondo Malthus, questa forbice drammatica tale per cui al crescere della popolazione non crescono nella stessa misura le risorse necessarie per poter far sopravvivere quella popolazione. E questo che cosa innesca? Innesca un principio di
Selezione. E certo, perché siccome non tutti i viventi hanno la possibilità di accedere all'alimentazione, qualcuno soccomberà. E chi soccombe? Soccomberà chi non è in grado di procurarsi quel poco di alimentazione che è disponibile sul pianeta Terra. D'accordo? Ecco, Malthus ha un effetto importantissimo, un'influenza importantissima sulla mentalità di Darwin e sulle ricerche di Darwin. Quindi avete visto tre grandi personalità della scienza moderna, a diverso titolo: Henslow dal punto di vista della botanica e del metodo, poi abbiamo visto Lyell dal punto di vista teorico generale del modo di trasformazione del mondo naturale, e infine Malthus che ci offre un dato, che è un dato molto interessante, ma allo stesso tempo anche drammatico. Ci pone di fronte al fatto che il vivente è alle prese con una rarità e con una non equa distribuzione delle risorse che gli permettono, che gli dovrebbero permettere di sopravvivere. È dentro questa cornice che si sviluppa il modello darwiniano. Quindi il modello darwiniano sta dentro questi elementi. Abbiamo citato il viaggio di Darwin che per 5 anni lo tiene in giro per il mondo e che sarà ovviamente per lui una fonte di sterminate osservazioni, ipotesi, collezione di reperti e quant'altro. Questi elementi intrecciati tra di loro determinano l'origine delle specie. L'origine delle specie è, per così dire, il frutto di queste 4 dimensioni, il viaggio e i 3 autori che condizionano così, in maniera così evidente, l'accesso epistemologico e scientifico di Darwin. La teoria di Darwin, la teoria vincente, per così dire, quel che esce da tutta questa, da questo racconto che vi ho fatto, è una teoria generale, che è la teoria della selezione naturale. Una teoria molto complessa, che ha basi però semplici. Questa teoria in realtà è un complesso di sottoteorie, cioè con il nome di teoria della selezione naturale noi inglobiamo tutta una serie di sottoteorie che Darwin mette a punto. Ne abbiamo identificate, se ne possono identificare 5 di queste sottoteorie che qualificano il complesso dell'opera di Darwin. Le elenchiamo e poi le discutiamo, va bene? La prima sottoteoria è una teoria dell'evoluzione. La seconda sottoteoria è una teoria che potremmo chiamare della discendenza comune. Una terza sottoteoria è quella che potremmo identificare con la moltiplicazione delle specie. Una quarta sottoteoria o sottoinsieme è quella della gradualità dell'evoluzione. Questi sono gli elementi fondamentali della teoria darwiniana.
c'è un altro tema importante, che è ovviamente quello, che è quello della sopravvivenza del più adatto, ma questo elemento lo possiamo integrare nella questione della, della moltiplicazione delle specie. Questi sono i nuclei fondanti della grande teoria di Darwin. Adesso velocemente li spieghiamo uno ad uno. La parola evoluzione è una parola che Darwin porta in primo piano nel mondo della scienza, anche se il tema della trasformazione del vivente era un tema già presente nella scienza dell'epoca. Nasce con la biologia stessa il tema della trasformazione del vivente. La parola biologia legata alla scienza che le corrisponde viene usata per la prima volta nel 1820 da Lamarck e anche da uno scienziato tedesco, Treviranus. Ma quindi Darwin non è il fondatore della biologia, è il fondatore della biologia evoluzionistica. E il tema della trasformazione è un tema che è già presente nella scienza moderna. Però con Darwin assume una connotazione decisiva, cioè questo. Darwin sostiene che la natura sia in perenne divenire, cioè che la evoluzione e la trasformazione non siano espressioni di un momento della natura, ma siano espressione di una condizione strutturale della natura. La natura è divenire, la natura è trasformazione e la natura è evoluzione. Dico questo perché se voi pensate al modello presocratico di intendere la natura, con la concezione della physis, per i greci la natura era organizzata dentro un orizzonte di immutabilità e di stabilità. Ecco, Darwin smantella, decostruisce questa idea della natura come espressione della immutabilità. Anche le leggi sono espressioni del divenire, anche le leggi, cioè, sono dimensioni che appartengono al divenire. E la natura è completamente immersa nella dimensione del divenire. Guardate, questo è un elemento molto, molto importante. Qui dal punto di vista filosofico ci sono delle considerazioni veramente decisive. Il pensiero occidentale, il nostro pensiero, è sempre stato un pensiero che ha avuto una struttura duplice: l'osservazione e la presa d'atto del mondo che diviene e la ricerca di qualcosa che non divenga, cioè la questione dell'immutabile che sta dietro il mondo del divenire. Tutti voi siete stati alle prese con il pensiero di Platone, ad esempio. Il pensiero di Platone è un pensiero nettamente dualistico, in cui da un lato c'è la dimensione della trasformazione, del divenire nel mondo naturale, e dietro questa dimensione si esplica però un mondo ulteriore, che per Platone è il mondo vero, che è il mondo delle idee immutabili, no? Immutabilità, mutabilità. Ecco, Darwin prende sostanzialmente, considera il mondo del divenire della natura come il mondo plausibile entro il quale si possano solamente determinare orizzonti di senso. Il mondo della natura, il divenire, è il mondo che ci è dato ed è il mondo entro il quale, rispettando questa sua struttura, noi dobbiamo intervenire con il nostro pensiero. Quindi, quando Darwin parla di evoluzione, recupera sì aspetti del pensiero scientifico precedente a lui, ma
con questa curvatura decisa e decisiva per cui il mondo naturale è il mondo in cui viviamo e questo mondo è il mondo che è costituito sostanzialmente di trasformazioni e di divenire. Ciascun corpo è divenuto e diveniente. Ciascun corpo è in incessante trasformazione e incessante evoluzione. Non solo, cioè, le popolazioni subiscono il processo del divenire e dell'evoluzione, ma anche i corpi stessi. Ogni corpo individuale è espressione di questa sedimentazione, di questa trasformazione. Quindi questo è un elemento importantissimo. Il secondo aspetto fondamentale all'interno della teoria dell'evoluzione è che per Darwin questa trasformazione incessante, questo divenire, non hanno una finalità, se per finalità si intende che abbiano uno scopo gli enti naturali all'interno del mondo della natura. Siamo di fronte in questo caso ad un antisostanzialismo, ad un antiessenzialismo, soprattutto siamo di fronte ad un antifinalismo, cioè il mondo naturale non è un mondo che è l'espressione di un progetto, di un progetto trascendente per cui ogni ente ha una funzione in vista di uno scopo. Aristotele, questa era la fisica di Aristotele. Per Darwin così non è. L'universo diviene, si trasforma, ma non si trasforma in funzione di uno scopo, in funzione di un fine. D'accordo? Il che significa? Il che significa, secondo Darwin, che per spiegare il mondo naturale non è necessario fare ricorso a strumenti di ordine trascendente. Cioè, per spiegare il mondo naturale non occorre fare ricorso ad una metafisica. Per spiegare il mondo naturale non occorre fare riferimento a entità soprannaturali. Darwin sostiene che la straordinaria bellezza del mondo naturale sta anche nel fatto che il mondo naturale diviene per se stesso, si muove secondo una logica che vedremo tra poco, ma che non è una logica finalistica e non ha bisogno di una seconda navigazione della mente per poter essere spiegato. E questo è molto importante, perché l'orizzonte naturale di Darwin è un orizzonte che è determinato dall'immanentismo, cioè appunto il fatto che il mondo basti a se stesso per essere spiegato. Non c'è bisogno più di un ente trascendente, ma basta. Ma il mondo immanente, per quello che è, basta a se stesso anche dal punto di vista delle sue spiegazioni. D'accordo? Quindi vedete che nel tema dell'evoluzione darwiniana c'è tantissimo, come vedremo dal punto di vista scientifico, ma c'è anche tantissimo dal punto di vista filosofico. Qui c'è un cambio che per certi versi è radicale di impostazione nel modo di concepire il mondo e il vivente, da parte di Darwin, che avrà delle conseguenze enormi, enormi, sul nostro modo di pensare. E la seconda sottoteoria è quella della discendenza comune, come abbiamo visto. Cosa vuol dire? Anche qui riassumiamo brutalmente. La vita sulla Terra, secondo Darwin, ha un'unica origine. Tutti gli organismi, e dico tutti, animali, piante, microorganismi, discendono da un antenato comune, attraverso un processo continuo di differenziazioni e ramificazione. Ecco, se dovessimo specificare la teoria dell'evoluzione di Darwin, dovremmo dire che la teoria dell'evoluzione di Darwin è riferita ad una evoluzione differenziata e ramificata.
questa ramificazione, questa differenziazione avviene lungo millenni, milioni di anni, miliardi di anni. E l'evoluzione si costruisce per differenziazione in questa maniera. Abbiamo usato prima un'espressione che secondo me è l'espressione migliore. Quando Darwin parla di evoluzione ramificata e differenziata, sostanzialmente vede il mondo naturale come una variazione continua. Come una variazione continua. C'è una sorta di irrequietezza, di inquietudine del mondo vivente che lo caratterizza. E questa irrequietezza si esprime nella differenziazione, nella ramificazione della propria evoluzione, delle proprie trasformazioni. Altra grande sottoteoria, abbiamo detto, quella della moltiplicazione delle specie. Darwin che cosa osserva? Osserva che il mondo vivente è contraddistinto da una enorme diversità biologica. Come spiega Darwin questa enorme diversità? Attraverso un meccanismo che è il meccanismo della speciazione. E il meccanismo della speciazione è il meccanismo per cui si determinano, secondo variazioni che, come vedremo, sono casuali, si determinano ambiti di specie definiti. E qui dobbiamo fare un'osservazione importante, perché la creazione, la definizione delle specie in Darwin non è la costituzione di insiemi separati e distinti in maniera irreversibile. La speciazione, cioè la creazione di ambiti differenziati attraverso le specie, non è per Darwin una legge scolpita in eterno, cioè le specie dei viventi, le specie animali, ad esempio, non sono distinte in maniera irreversibile tra di loro. Lo dico con un'altra espressione così ci intendiamo: la determinazione della speciazione non significa la nascita di enti o di insiemi o sottoinsiemi separati e chiusi, ma c'è una permeabilità intraspecifica molto spiccata, secondo Darwin, cioè le specie comunicano tra di loro, le specie si trasformano anche l'una dentro l'altra, contribuiscono le specie al mutamento della loro e di altre specie del loro mutamento. Questo è un altro elemento importantissimo e decisivo dal punto di vista epistemologico e dal punto di vista filosofico in senso generale. C'è una frontiera porosa che si crea tra le specie. Le specie non sono tra di loro distinte in maniera inequivocabile e irreversibile, ma comunicano tra di loro, per così dire. Questo indebolisce la teoria delle specie come compartimenti stagni, ma anche non solo tra le specie, ma anche all'interno della specie c'è ovviamente questa mobilità. Questa idea è un'idea che dovrebbe farci riflettere quando pensiamo a Darwin come una specie di precursore delle leggi razziali o della concezione razzista dell'umanità. Perché? È perché quando Darwin ci dice che le specie non sono tra di loro separate in maniera così netta, ci sta dicendo che le specie sono tra loro permeabili e quindi che non esiste
l'idea di una razza pura, per così dire, no? Già questo è un elemento importante che dovrebbe farci riflettere, anche se poi Darwin nei suoi taccuini, nei suoi diari, qualche dubbio ce lo fa nascere, perché qualche cosa sulle razze diceva in maniera diversa, però l'assunto scientifico per noi è questo, saliente, cioè il fatto che se c'è un passaggio tra le razze, tra le specie, se le specie non sono tra di loro così definitivamente distinte, questo significa che non possiamo fare un discorso appunto di purezza delle specie o delle razze all'interno delle specie, d'accordo? È comprensibile questo? Si capisce? Altra osservazione importante, il tema della moltiplicazione è legato delle specie è legato al tema della differenza, che ancora una volta va sottolineato. Darwin è un pensatore, è uno scienziato delle differenze. Questo è un altro elemento di grande novità. L'obiettivo di Darwin non è quello di costruire apparati deduttivi astratti, ma è quello di mostrare la grande varietà del mondo naturale, del mondo del vivente, e che questa varietà si determina per differenze. La parola differenza è una parola fondamentale del lessico darwiniano, e da qui in avanti sarà una parola determinante all'interno del lessico filosofico. La differenza, il tema della differenza implica il tema della molteplicità, della diversità, il tema della varietà, appunto, del mondo. Sono le differenze che costituiscono il motore di organizzazione del vivente. Ancora di più potremmo dire, non solo le differenze, ma sono le asimmetrie che determinano i processi di riorganizzazione del vivente e di evoluzione del vivente. L'altra sottoteoria è quella della gradualità delle evoluzioni, che abbiamo già indicato quando abbiamo parlato di Charles Lyell. Tutte queste varietà e tutte queste trasformazioni incessanti sono tutte, secondo Darwin, sotto l'egida di un tempo ben preciso, di una temporalità ben precisa. Attenzione anche qui, il tema del tempo nell'organizzazione scientifica del mondo naturale è, con Darwin, che diventa un tema dominante e egemone. Il rapporto tra scienza e temporalità, il rapporto tra scienza e questione del tempo, assume in Darwin un rilievo di primo piano. In fondo, gli organismi viventi che cosa sono se non l'espressione di una sedimentazione temporale? Il problema del tempo è lo stesso problema dell'ente naturale. Non esiste ente naturale che non sia sottoposto alla organizzazione e alla scansione del tempo. La gradualità dell'evoluzione, dunque, ci dice il mutamento graduale delle popolazioni, ci dice anche, appunto, della priorità della scala temporale all'interno del mondo del vivente. E l'ultimo grande sottoteoria, l'ultimo grande elemento teorico di riflessione di Darwin è quello, appunto, della evoluzione tramite selezione naturale. E qui entriamo nel cuore e anche nello scandalo della teoria di Darwin, perché Darwin dice che l'evoluzione del vivente
avviene attraverso variazioni individuali, cioè le popolazioni del vivente si trasforma, evolve questa popolazione attraverso variazioni che riguardano gli individui. E come avviene questa variazione? In quale modo evolve un individuo? In quale maniera si generano nuove specie e altre specie scompaiono? Attraverso il sistema, appunto, della evoluzione tramite selezione naturale, che adesso cerchiamo velocemente di spiegare. Come avviene la trasformazione e l'evoluzione di un animale? C'è il famoso esempio della giraffa di Lamarck, il grande naturalista che ha preceduto Darwin. Lamarck diceva il collo della giraffa perché è così lungo? Perché è diventato così lungo? E la risposta di Lamarck era: è diventato così lungo perché, dovendo cercarsi il cibo, il cibo stava in alto, le foglie e il cibo migliore stava in alto, e allora, a furia di sforzarsi per raggiungere l'albero, il collo della giraffa si è piano piano allungato. E questa teoria viene smentita da Darwin. Darwin sostiene che esistano sì condizioni ambientali che determinano la trasformazione degli individui e l'evoluzione degli individui, ma che questa componente deve essere accompagnata da un'altra componente endogena che è dentro ogni, che è dentro l'individuo, che è il fatto che ogni individuo porta con sé delle caratteristiche atipiche, per così dire, che coincidono con la necessità esterna del momento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in determinate condizioni le caratteristiche che ciascun individuo, di cui ciascun individuo è dotato, possono essere messe in atto e costituire una variazione felice. Lo dico con un altro esempio che spero sia comprensibile. Una capra che sta in montagna, sulle vette dell'Himalaya, nelle zone dell'Himalaya, questa capra nasce con uno zoccolo deformato rispetto agli altri zoccoli. E questo zoccolo, come dire, non crea problemi, non costituisce problema, ma nel momento in cui quello zoccolo diventa funzionale all'aderenza sul terreno, e quindi determina un vantaggio di quella capra che ha quella caratteristica biologica e morfologica, in quel momento si innesca che cosa? Il fatto che quella capra sia più adatta, sia quindi in grado di nutrirsi e di arrivare meglio delle altre capre al proprio sostentamento, e che quindi rafforzi poi il proprio la dotazione, la trasmetta in eredità, costituendo così un ambito intraspecifico nuovo, e quindi una variazione evidente. D'accordo? È comprensibile questo? Ecco, per Darwin sono le due elementi fondamentali insieme che devono concorrere: la questione ambientale, trovarsi dentro un contesto ambientale ben preciso che sollecita una caratteristica che il vivente già ha, che l'individuo vivente già ha. Se non si creasse quella condizione, quella caratteristica non si paleserebbe. Invece, a causa di determinate condizioni esterne, quella caratteristica specifica che ha solo quell'individuo si verifica e si determina come fondamentale per la sopravvivenza e per lo sviluppo, per l'evoluzione, meglio, scusate, di quell'individuo stesso. Questo genera l'elemento della selezione, del miglioramento della condizione
di una popolazione. Non è il più forte che sopravvive, come erroneamente si è detto, secondo Darwin. A sopravvivere è il più adatto, cioè quell'ente, quel vivente che ha, con la sua caratteristica peculiare, organizzato e definito un proprio modello di sviluppo, di evoluzione, che lo ha messo in condizione di migliorare se stesso, appunto, oltre che poi vedremo anche i suoi simili. Quindi l'evoluzione per selezione naturale è intanto l'evoluzione che si determina per questo tipo di percorso. A vincere nella corsa della sopravvivenza non è il più forte, però, ma colui il quale, come dire, fa coincidere quei due momenti, il momento dell'ambiente col momento della variazione di cui è dotato. Qui cade un'osservazione, che è un'osservazione, stiamo andando verso la chiusura della nostra riflessione sulla filosofica su Darwin, e qui cade un'osservazione importante, perché con quale criterio si determina questa variazione? La risposta di Darwin è il caso, la casualità. Anche questo è un dato ovviamente che ha generato scandalo, perché di tutto ci deve essere una ragione, e qui Darwin però ci dice: no, guarda che nel mondo naturale le cose stanno così, è la casualità, è il caso che determina la sopravvivenza del più adatto. Il caso nel senso che proprio in quel momento, in quel contesto, quella variazione si è dimostrata utile. In quel contesto e solo in quello. Coincidenza, casualità. Ecco, questi diventano, con Darwin, degli elementi della spiegazione scientifica, come dire. Non bisogna cercare ipotesi trascendenti, basta osservare la natura, attenersi ad essa e a verificare. E verificare che cosa? E verificare che la trasmissione, la variazione del vivente avviene attraverso coincidenze, attraverso questo mondo del caso. Nessun progetto, nessuna finalità ad imperare è il caso.